Guardate l'eleganza. Prego, si accomodi, 88, giusto? Gli occhi tuoi è arrivato con la rosa. Questo è il libro Confezioni Spudorate, le quattro stagioni di una donna italiana. Si accomodi. Ma il cappello non lo lasci mai? Mi porta fortuna, penso. Forse non è vero, però... Oramai è così, come facciamo a dire di no? Oramai è connaturato alle cadeste, non mi riconoscono. Certo. Aspetta che c'è il microfono, non ho capito, poi te lo sistemiamo. Va bene. Va bene, senti, no, sto pensando che potrei mandare una clip così ti sistemano il microfono, quindi lo faccio. Va bene. È una clip che racconta la dolce vita, perché tutti voi non sapete, questo è stato il papà del bagaglino, eccetera, eccetera, spettacolo, eccetera. Pier Francesco Pingitone, nella sua prima fase della vita, era caporedattore a Specchio, che era il primo tabloid di costume, pettegolezzi, scandali, eccetera. In anni fondamentali, perché tu sei nato nel 34, giusto? Sì, penso di sì. Ecco. E quindi... no, 34. Penso di sì, mi destabilizzi. E quindi, diciamo, hai seguito tutte le vicende più importanti del nostro paese. Vediamo. Più importanti. Con Federico Fellini e con il produttore Peppino Amato stiamo passeggiando qui in Via Veneto. Veramente questa è una serata speciale, ci sono un po' tutti questa sera. C'è Pierre Brasser accanto ad Annibale Ninzi, Anna Maria Leggiani accanto a Kerima, c'è Luisa Rainer e una Via Veneto speciale, come potete vedere da queste costruzioni. Hai scritto ad un amico, l'idea della dolce vita mi è venuto vedendo una donna vestita come un carciofo. In una mattina di sole a Via Veneto, questa figurina così ritagliata di donna può avere fatto scattare tutta una serie di sensazioni che avevano a che fare con la Roma aristocratica, la frequentazione degli ambienti in cui si svolgono i rituali cinematografici, l'Hotel Eccelsior, il Grand Hotel, gli americani. Via Veneto è un pochino il cuore del film, perché Via Veneto la possibilità di incontrare tutto il mondo, sia romano che quello cosmopolita, che si raduna così stravaccato lungo i vari caffè di Via Veneto. Le musiche meravigliose. Bellissime. Bravo, accompagnaci così sogniamo un pochino. Peraltro sei entrato con Parlami d'amore Mariù, che ti si riconnette subito a Vittorio De Sica. Sì, noi al Salone Margherita, dove noi approdammo nel 72, dopo essere stati 7 anni in cantina, a un certo punto ci chiesero il salone per fare una manifestazione e ce lo chiese Cesare Andrea Bixio, che era l'autore di Parlami d'amore Mariù, canzone bellissima, immortale, e che fu cantata nel film Gli uomini che mascalzoni da Vittorio De Sica. Certo. Quell'anno, siamo nel 73 credo, perché poi nel 74 De Sica morì, ricorreva il quarantennale di quella canzone che lui aveva composto in onore di sua moglie. Che genio, pensate, De Sica, regista, attore, compositore, cioè, il compositore tutto. Era Cesare Andrea. Sì, no, però dico anche le parole delle canzoni, certo. Comunque era anche scritto. E De Sica venne per ricantarla. La produzione, diciamo, di Cesare Bixio riempì il locale, a quel tempo avevamo messo, questo è un'altra, insomma, il locale era pienissimo, mettemmo un bellissimo pianoforte e accompagnato da questo pianoforte Vittorio De Sica, che non aveva ovviamente più la voce di 40 anni prima, quando era interprete del film Gli uomini che mascalzoni, in cui c'era questa canzone, cantò un po' con un filo di voce che un po' gli tremava questa canzone. Senti, a ripensarci mi commuovo adesso, perché
tutta la gente che era lì, giovani, meno giovani, anziani, eccetera, veramente avevano un groppo alla gola. Fu un'emozione molto forte, ma ci credo. Senti, abbiamo visto Via Veneto. Come nasce il mito di Via Veneto? Tu, appunto, ho detto, tu sei calabrese di origine, ma insomma sei romano. Io sono calabrotto di nascita, a 2 anni sono venuto a Roma e sono romano di cultura, ammesso che io ce l'abbia, di lingua e di voglia di essere romano. Questo è di fierezza anche di essere romano. E di fierezza, bravo. E quindi Roma, voi la raccontavate in quegli anni? Abbiamo sempre raccontata. Certo. Che succedeva a Via Veneto? Cos'era il perché? Allora, raccontami Via Veneto, qualcosa. Via Veneto era un fiume in piena, oggi è un fiume in secca. Purtroppo. Se tu ci vai non c'è più niente. C'è un solo locale degno di questo nome che sta, non posso dire qual è, ma insomma sta in alto, il resto è zero. E invece all'epoca si agirava, all'epoca, appunto, abbiamo visto Fellini, sì, Anita Ekberg, Re Farouk. Come no? Tu chi hai conosciuto? Beh, Fellini era, mi onoro di essere stato suo amico, veniva spesso al Salone Margherita, facevamo tante battute, insomma aveva anche molta simpatia per me, come io ovviamente per lui, oltre che ammirazione. E poi nacque il mito, diciamo, di Via Veneto, un po' insieme alla Dolce Vita. La Dolce Vita... Al film, certo. Sì, il film della Dolce Vita. Poi c'era Maurizio Arena pure, che era fidanzato, sì, all'epoca con la principessa. Con la principessa Beatrice di Savoia, figlia di Umberto II, e il suo slogan era, quando arrivava in mezzo ai paparazzi di Via Veneto, regà, c'ho le principesse al parcheggio. Che vuol dire c'ho le principesse al parcheggio? Nel senso che c'aveva le principesse come le voleva, insomma, certo, appena bastava fare una telefonata, eccetera. Eccolo, questo credo che sia Paveri ma belli, no? Marisa Allasio, Renato Salvatori, sì, e Maurizio Arena, no? Sì, era una battuta, intendiamoci. Certo, ma sì, dai. E poi c'erano pure, si aggiravano anche Elisabettello e Richard Burton. Dunque, ma è vero che una volta un fotografo bucò lo scoop per provare? No, il punto è questo, che il flirt tra Richard Burton e Ritz Taylor scoppiò a Roma durante la lavorazione del film Cleopatra, un film che mandò all'aria la Fox perché spesero miliardi. Comunque, loro avevano preso 2 ville sull'Appia Antica e i fotografi, i cosiddetti paparazzi, cingevano d'assedio la villa di Liz, sperando che lei uscisse e andasse nella villa di Burton. Perché loro non stavano in albergo, stavano direttamente in una villa. Stavano 2 ville. Ognuno, sì, aveva la sua villa. Ognuno, come Berlusconi. Bella la vita, Romina. Lì a Villa Grande, certo, sull'Appia. Che in realtà era la villa di Zeffirelli, che è stata prestata a Zeffirelli per tanto tempo. Appunto. Stavano lì dalle 8 di pomeriggio, quando finiva la lavorazione, fino a mezzanotte e mezza, l'una, eccetera, c'era una siepe di paparazzi. E una notte rimase soltanto uno, perché non gli partiva la vespa. E a un certo punto tutti gli altri se ne erano andati, era mezzanotte e mezza, era l'una in pratica, e se ne erano andati. Improvvisamente questo unico paparazzo vede aprirsi il cancello della villa di Liz, lei con una macchina scoperta bellissima, uscire, tutta bionda, non era bionda, uscire, chioma al vento, e lui riesce a mettere in moto la vespa e si fionda all'inseguimento. Insegue lei per l'Appia Antica e lei arriva davanti alla villa di Burton e ferma la macchina, scende e va a suonare al campanello della villa di Burton. Il ragazzo, il paparazzo, butta la vespa da una parte, si avvicina con la macchina e il flash, arriva lì, Burton apre, vede Liz, l'abbraccia, si baciano, lui scatta, il flash non funziona. No, vabbè, dai, scusami. Quello si voleva ammazzare. Si voleva ammazzare, la foto della sua vita l'aveva bucata. Naturalmente poi fu oggetto anche di scherzi da parte dei suoi colleghi, eccetera. E come gli scherzi? Invece di alzargli avvicino a un momento triste della vita. I paparazzi tra loro, quelli si pigliavano in giro sempre, ma poi lo spirito romano, perché i paparazzi, pur venendo dalle Calabria e altre cose, cioè diventavano immediatamente romani e romaneschi. E quindi c'era poi sempre questo assedio.
Farouk, per esempio, Farouk usciva dal Café de Paris a luna di notte dopo aver bevuto aranciate, perché lui era musulmano e non beveva altro che aranciate. Usciva, il Café de Paris era una specie di budello, lui cominciava, prendeva la corsa dal fondo e passava in mezzo a due file di paparazzi correndo e andava nella macchina, un macchinone enorme che l'aspettava con l'autista, e spesso c'era anche Irma Capece Minutolo, che era una nobildonna napoletana, grande soprano lirico. E questo era ricorrente, era un gioco che lui faceva in pratica, ma lui ne faceva tanti di giochi, no? Come quando disse Parola di Re, no? Sai la storia di Parola di Re? No, no, lui giocava a poker e a un certo punto uno disse Tris, l'altro Full, e lui Poker d'Assi, ci fa vedere Parola di Re, chiuse il... Scusami, questa me la rivendo quando c'è qualcosa che dico Parola di Regina. Parola di Regina lo puoi dire benissimo. Così, siamo tutte principesse, guarda. Senti, tutto questo era meraviglioso, poi continuava a parlare, c'è anche lo scandalo del Rugantino. Beh, quello diede un po' il via a tutto. Esatto, dove l'anno di nascita della Dolce Vita, però c'era nel frammezzo, nella tua vita c'era la passione per la spettacolo. Vediamo un po' della spettacolo che diciamo... Non esiste più, no? No, diciamo la verità, anche per certi versi, insomma, anche legato al ruolo della donna, che non, anche, insomma, non esiste più, no? Quindi vediamo, dai. Io di nome mi chiamo Don Ciccio e mi firmo Don Ciccio Salciccio. Io ovunque mi bacio e mi imbiccio, dove vado vi faccio un pasticcio. E così per un puro capriccio Don Ciccio Salciccio mi sento chiamare. Mi parellerò da amore con voce sospirosa. Non c'è più dolce cosa per far felice. La notte di tempesta a Parigi ancora esiste Gigolò bello e robusto. Che l'amor di Gigolè, Gigolò bello e robusto, che l'amor di Gigolè, se c'è ancora chi non lo sa, Gigolò bello e robusto, sono muore. Romina era anche legato a delle dive che forse oggi non ci sono più a quei livelli, che erano tutte a Roma, o no? Tu che dici? Cosa era legato al... Cioè, la Dolce Vita è anche legata al fatto che c'era un divismo che non è paragonabile con quello attuale. Anche poi oggi, certo, con i selfie e le fotografie, no? Tutti si immortalano, non c'è più l'idea di rubare lo scatto. Eh no, certo, è come se fosse un mondo a parte, un film dentro un film. E poi i tuoi nonni si sposarono, Linda Christian e Tyrone Power, si sposarono a Roma in che anno? 48. 48, tu sai tutto? 48. Nella chiesa di Santa Francesca Romana. Per quello mia madre si chiama Romina, perché non la volevano chiamare Romana e quindi l'hanno chiamata Romina. Caramba, un nome nuovo, no? Non esisteva Romina, credo. No, non esisteva. E lui era il grande divo, Tyrone Power, bellissimo, eccetera. Ma infatti l'altro giorno è venuta qui la figlia di Paul Newman, e quindi io mi sono fatto un'intervista, poi mi sono dato un tono, dico tu sarai pure la figlia di Paul Newman, ma qui c'è la nipote di Tyrone Power. Senti, raccontamelo questo Rugantino. Beh, che è successo? Hai scena là, lo spogliarello. Sì, beh, il Rugantino era il compleanno di Olghina di Robilan. Olghina di Robilan. Ma un nome comune tipo Maria Rossi in cera, no? Olghina di Robilan, va bene. Vabbè, era questo il mondo allora. Ma si sta giocando. Certo. Un suo amico americano, Peter Howard, dei Vanderbilt, gli organizzò una festa in un locale di Trastevere che si chiamava appunto il Rugantino. Era una pizzeria in realtà, non era niente di granché. Sotto, nel piano di sotto, c'era un grande locale dove misero un'orchestra, una piccola orchestra, e lei invitò, non so, 100 persone, 120 persone, 130 persone, del bel mondo, come si diceva allora. Improvvisamente una delle invitate, c'era Anita Ekberg che cominciò a ballare a piedi nudi,
Con pure io e Romina balliamo a piedi nudi, però non so se è lo stesso effetto. Ma il problema era che c'era un sacco di nobiltà ex nera, diciamo, no? Nobiltà di papalina, eccetera, ed era morto Pio XII un mese prima. Quindi avrebbero dovuto essere un po' più contenuti. Un pochino più contenuti. Morigerati. Se non che sarebbero stati anche contenuti se a un certo punto una ragazza, per la verità sconosciuta, non fosse entrata in pista e avesse cominciato uno spogliarello. Ora, poi, sai, si è detto molto, era uno spogliarello, non era uno spogliarello, eccetera, e si tolse il reggiseno. Poi, improvvisamente, tutto questo fu interrotto. Qui le versioni divergono, pare che un commissario abbia chiesto il rullino, perché nel frattempo erano state fatte delle fotografie. Qualcuno dice ha preso il rullino, l'ho nascosto, cioè, fatto sta che arrivarono sia a noi allo specchio sia all'Espresso le foto di Aisha Nanà con il seno scoperto. A quel punto successe l'ira di Dio, perché questo fatto qui suscitò un tale scandalo negli ambienti. Che poi era lo scandalo, però fu anche poi l'inizio della rivoluzione sessuale, cioè della libertà, dell'inizio anche di una libertà delle donne. Ma, no? Ma la libertà già c'era, in realtà. Nessuno lo diceva, ma insomma, esatto. In realtà a Roma si faceva quello che si voleva. E tu ti divertivi? Beh, un pochino. Allora, va detto questo, che Francesco Vingitore appunto arriva a 28 anni a diventare caporedattore di Specchio, ma un certo, siccome aveva nel cuore l'avanspettacolo, si licenzia. Segue, sì. Perché il tuo direttore ti disse direttore o scrivi o fai il caporedattore o fai il cabaret. A te ti hanno dato l'ultimatum e tu ti hai detto vabbè, allora ciao, e io quella parte di me calabrotta che è rimasta disse no, non mi faccio dire da nessuno quello che devo fare. E questo, modestamente, è una condotta che ho osservato per tutta la vita. A me nessuno mi deve dire quello che deve fare, va bene? No, di a me. Allora, c'entra anche Gabriella Ferri, vediamo questa clip. Sì. Lo spettacolo meglio che c'è. Attaccamo alle 9 e finimo alle 3. Gala, gala! E vabbè, finimo alle 10:30. Sono America, sono America, ho detto America, la sede sta. Taratara, taratara, zon, arrestanza, zon. Mazza bum bum, mazza bum bum, mazza bum bum, mazza bum bum. C'era una cantina, come c'è spesso nelle storie di creatività, peraltro cantina di Benvenuto Cellini nella vecchia Roma del centro. Sì, il palazzo dove abitava, dove aveva abitato nel 600, l'avete scelto nel 500, una cosetta, Benvenuto Cellini, e tu incontri Gabriella Ferri che ti colpisce per il suo grandissimo magnetismo. Sì, esatto. Ce la presentò a me a Castellacci, a Luciano Cirri, cioè noi eravamo un gruppo e cercavamo proprio degli interpreti. Avevamo stabilito di fare una seconda parte del nostro spettacolo, il primo di satira scritta da noi, cioè, e il secondo di cantanti non sanremesi, ecco. E allora scritturammo Toni Cucchiara, che cantava canzoni siciliane, la moglie degli Fioramonti. E poi questa e poi donna. Questi ci presentarono, un giorno ci chiamarono a casa loro e ci presentarono Gabriella. Questa donna, per me straordinaria, nel senso che aveva un magnetismo, aveva degli occhi, aveva un modo di attrarre. Una voce, un carisma. Certo, che non erano assolutamente riscontrabili. Esatto, e questo la fece lanciare. Certo. Allora, io vi chiedo,
ti chiedo, Pierfrancesco, sì, di tollerare il quiz di Cannoletta, perché questo, diciamo, come la mia tradizione. Purtroppo, però è un quiz che naturalmente oggi, avendo qui un uomo di teatro, io dedico al teatro. Bravo. E per l'esattezza a un termine. Lui mi ha portato una rosa, tu gli dedichi la cultura. Io gli dedico un termine legato alla commedia dell'arte. Il quiz non è per lei, assolutamente, non si preoccupi, per gli affetti stabili. Il termine di oggi, la parola di oggi è canovaccio. Come molti sanno, nella commedia dell'arte il canovaccio era una sorta di descrizione approssimativa dell'azione e poi gli attori improvvisavano le battute. La parola canovaccio però da dove deriva? Questa è la domanda. Il termine canovaccio deriva da un tipo di tessuto, una lastra di pietra, uno storico libro di ricette o il nome di uno scultore. Ma questo è facile, sì, per facile. Sì, infatti mi meraviglio di te, Massimo. Sì, voglio proprio vedere. Allora, proviamo. Serena, tu non dire nulla, lo chiedo prima a Francesco. Guarda, faccio il cavaliere e faccio rispondere prima le ragazze. Per cortesia, l'ho ordinato l'altra sera al ristorante, canovaccio, ricotta e pere, me lo ricordo. Quindi secondo te è un libro di ricette? Certo, okay. Per canovaccio, ricotta e pere, buono, caldo. Antonio cosa dice? Ma io direi il nome di uno scultore, io ho una statuetta del canovaccio, bellissima, bellissima. Cosa bellissima. Opini? Ma guarda, a questo punto vado sulla lastra di pietra. Ho il pavimento in canovaccio di casa. Perfetto, ma vedi come tutti la fantasia al potere proprio. Sì, sì, tutti per non dire altro. No, ma è Carlisi, palese. Ti vedo straconvinta. È palese che è il nome di uno scultore, Antonio Canova. Amore psiche. Addirittura. Pubblicità, pubblicità, amore psiche. Addirittura la citazione. Come è venuta fuori? Carlisi. Venite a provarle tutte, le comodità. 1. Sconto fino a 1.500 euro. 2. Ritiro e smaltimento del vecchio divano. 3. Consegna gratuita. E la consegna garantita entro Natale, termina domenica. Questa sì che è una campagna, romagnola ovviamente. Poltrone sofà, solo divani di qualità. Il gusto fresco di Tic Tac si rivela con gentilezza, strato dopo strato. Tic Tac, rinfresca la tua giornata con gentilezza. Scopri i nuovi astucci in cassa e divertiti con giochi e musica. Cercali e vieni sul sito. Disturbi intestinali? Per molte persone un tasto dolente. Diarrea, dolori addominali e sempre quella flatulenza. Un rimedio? Chigimea Pro. Perché? Ma può aiutare. Chigimea Pro, in tutte le farmacie. Continui fastidi alla schiena o al collo sono spesso causati dai nervi. Provate Mavosten. Lo speciale complesso di micronutrienti favorisce un sistema nervoso sano. Mi sento di nuovo bene con Mavosten. Mavosten, in farmacia. Ciao Marco. Oi. Stai installando l'allarme Verisure? Sì, ieri hanno forzato la porta di casa e non siamo più tranquilli. Vede? Così l'allarme rileva l'intruso e noi interveniamo prima che provi ad entrare. Lo sai che ti dico? Lo installo anch'io. Scegli Verisure, l'allarme numero uno in Italia. Chiama l'800-94-9494 o calcola online su verisure.it. Goditi il gusto di Tronchi. Semplicemente buono. Un morbido ripieno alla nocciola e granella tostata, racchiuso in un wafer croccante. Tronchi, fuori croccantissimo, dentro morbidissimo. Non sono il tipo che sa stare zitto, sicuro che ti parlerei. Sento una voce da un messaggio scritto, vuoi condividerlo con me? Se fossero le storie a tenerci connessi, a sentire una voce anche a chilometri da te. Se chiudessimo gli occhi non saremmo diversi, vedi? Apri gli occhi che c'è un posto per te. Il mondo è fatto per connettersi. 200 giga e minuti illimitati a soli 7,90 euro. Coop Voce, libera la tua voce. Rana presenta sfogliavelo ricotta e spinaci. Sfoglia sottile che avvolge ripieni sorprendenti. Sfogliavelo, scoprili tutti, anche in monoporzione. Rana, 60 anni di gusto, tutta un'altra storia. Passa anche tu a Sky Wi-Fi, premiata da Ookla come la rete fissa più veloce d'Italia. Ultra velocissima! A 24,90 € al mese per 18 mesi, senza vincoli. Chiamaci all'141, vieni su sky.it o nei negozi Sky. Kinder Maxi presenta
quando il destino ti fa unire alla tua metà, dividersi sarà impossibile, come in Kinder Maxi, una storia d'amore tra il cioccolato e il morbido ripieno al latte. Kinder Maxi, l'unione più buona che c'è. Le famiglie sono cambiate e Amadori cambia con loro, con la nuova ricetta delle birbe, preparate con filetti di pollo 100% italiano. Parola di Amadori. Ieri sera ho intercettato un messaggio cifrato. Che cosa rubiamo? Il tesoro di Mussolini. Li voglio morti. È la nostra occasione per riprenderci tutto quello che ci hanno rubato. TV7, venerdì, seconda serata, Rai 1. Grazie, scusa, ti voglio bene. Quante volte avete provato a dirlo e non ci siete riusciti? Vi aiuterò io entrando direttamente nelle vostre case e vi farò scoprire che esiste un legame davvero stretto che unisce le vostre storie e le emozioni ai ricordi e ai sapori della nostra cucina. Elisa Isoardi conduce Vorrei dirti che... Domenica alle 15 su Rai 2. Con Milly Carlucci, Ballando con le stelle, sabato alle 20:35 su Rai 1. Eravamo rimasti su Amore Psiche di Canova, dotta citazione della dottoressa Romina Carrisi. La dottoressa Carrisi ci ha regalato questa perla che era però un tranello, mia cara, perché non è il nome di uno scultore. Io in effetti ho ipotizzato, quindi immaginavo che qualcuno ci sarebbe cascato. Carrisi ci sei caduta come una mischera. Con tutti i tacchi. Dando il circuit di ieri. La risposta esatta in realtà non l'ha azzeccata, come sempre, nessuno è il nome di un tessuto, perché in realtà la parola canovaccio, come lei vincitore sa certamente, viene dalla parola che in francese canova, che vuol dire in francese canapa, era appunto un tessuto grossolano senza delle rifiniture, esattamente come il canovaccio era una descrizione molto generica senza le battute specifiche, cosa che poi Goldoni, sappiamo, stravolse completamente, perché Goldoni disse no, un attimo, bisogna scrivere le battute una ad una. Ora vi dico io come si fa. Vedi? Ottimo. Allora, torniamo a Pingitore, perché tu chiudi la stagione giornalistica, segui il tuo cuore con l'amico Castellacci, partite da una cantina, arrivate al Salone Margherita e lì si sono cresciute tante attori, soubrette. E io vorrei cominciare così con qualcuno di loro che ti manda... che ti manda un messaggio. Cominciamo con loro due, Martufello e la Gullotta. Ciao Nindi, ciao Serena. Nindi, ti voglio dire una cosa che ho nel cuore. C'è una parola che ha un significato superiore, illuminante. Si chiama riconoscenza. Ma una verità rimane viva però. E forse è troppo tardi quando ti accorgi che la riconoscenza è una parola che presto è sparita dal vocabolario. Quindi, caro Nini, te lo dico con tutto il cuore, non basterà una vita per dirti grazie, grazie di cuore, Nini. Di più, Ninzò. Ciao! Caro Nini, oggi è un altro giorno, il diktat di Serena, ma anche se è un altro giorno, io ti voglio dire lo stesso, ti voglio bene. Grazie, grazie dell'amicizia che mi hai concesso per così tanti anni, per così tanto lavoro. La cosa più importante è che bisogna dire alle persone care che hanno un valore nella nostra vita, ti voglio bene.
Un bacio grande, enorme e cose belle. Buona vita. Ciao Ninni. Grazie. Sono anche troppo gentili questi amici. Poi Martufello è proprio legato visceralmente, diciamo, e quindi esagera. Però il fatto della riconoscenza, non perché io pretenda riconoscenza da nessuno, però in effetti se tu leggi negli occhi delle persone che qualche cosa in fondo ti riconoscono, ti fa piacere. Mi sembra giusto. E poi, Ivano, io vorrei vedere Oreste Lionello. Anche lui, amico di una vita, Gullotta, grandissimo attore, peraltro sì, che saluto con tanto tanto Oreste affetto. Era perché un fratello per me. Oreste era un fratello, Gullotta è diciamo, un nostro grande amico e peraltro attore capace di saper andare sia sul comico che sul... Assolutamente, sul tragico, sul drammatico, Lionello, su tutto. Non so, non ritiene che un altro, affiancare un altro personaggio a questo così ponderoso e sì, qualche aneddoto peculino? Per esempio De Nicola. De Nicola era uno che se diceva guardi domani voglio andare in un posto, voleva dire che io dovevo capire che lui non voleva andare in questo posto. Questa per me è stata una notevole scuola e alla fine quando si trattò poi di scegliere se doveva o no diventare, dopo essere stato capo provvisorio dello Stato, Presidente della Repubblica, tutti eravamo lì a cercarlo perché non si ritrovava più e uscì un meraviglioso articolo di Lupinacci che diceva onorevole De Nicola, decida di decidere se accetta di accettare. Beh, divertente, sì. Poi fu anche la prima volta che i politici andavano negli sì, spettacoli comici, no? Questo non è da noi. Lo so, perché c'ho problemi di diritti. Sì, va bene. Quando venne da noi, quando venne da noi, facemmo questo, la scenetta di lui che mise la mano nella bocca della verità e disse, sì, va bene, insomma facciamo 14 milioni quella sera. Complimenti. E poi ci sono le donne, peraltro sei libreria con questo Confessioni spudorate, scritto in prima persona sì, femminile, le quattro stagioni di una donna italiana. Tu non ti sei mai sposato? Non credo. Non, non mi risulta. Penso di no. Però diciamo di subretta, a parte la Marini, la dobbiamo a te Valeriona Marini, che salutiamo con sì, tanto affetto. Certo, Valeria è nata lì, al Salone Margherita, in una maniera anche strana, perché era andata via Pamela Prati, che era la nostra soubrette più importante, che aveva avuto un successo enorme quando avevamo cominciato con Biberon, Crencaramel, eccetera. E a un certo punto io dissi al mio aiuto, che era il figlio di Oreste, di cercarmi qualche ragazza da vedere. E lui, improvvisamente, un giorno, stavo provando, mi assentai un attimo, tornai in teatro e al posto dove in genere ero io, cioè al centro della sala, vidi una sagoma, anche importante, di una donna bionda con lunghi capelli, girata di spalle. Chi è questa? Si gira e aveva un viso d'angelo, bellissimo proprio. E io rimasi, dico, ma chi sei? Anna Marini, eccetera, vabbè... Vuoi fare lo spettacolo? Sì, io vorrei fare. Vai sul palcoscenico, cammina, va bene. Vai, pronta. Sì, vieni domani per le prove. E poi ti faccio ascoltare un'amica tua e nostra, Manuela Villa. Oh, carissima, grandiosa. Ninni, maestro mio, ti volevo fare una sorpresa. Allora, noi abbiamo fatto tantissime cose insieme, spero di farne ancora delle altre perché abbiamo tanto da dare alla gente, al pubblico, a tutti quelli che ti vogliono bene e che ci vogliono bene. Intanto ti voglio abbracciare forte forte, sperando di rivederti presto sulle tavole di un palcoscenico meraviglioso con uno spettacolo bellissimo come sempre tu sai fare. E ti voglio dedicare questa canzone. Amore, 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 amore mio, in braccio a te mi scordo ogni dolore, voglio restare con te, se non me moro, voglio restare con te, se non me moro. Un bacio grandissimo, ciao!
Sei un mito. Che carina. Ti sei un po' emozionato. E quindi ti diamo il colpo di grazia a Gabriella Labate, che ricorda che tu hai fatto l'ora, hai presentato la moglie di Raff. Sì. Vediamo. Allora, Ninni caro, Ninni mio, ti voglio tanto bene. Quanto te ne voglio tu lo sai, quanto me ne vuoi tu io lo so, perché ce lo diciamo spessissimo e questo è bellissimo. Tu ci sei sempre stato, mi hai guidata sul palco e spesso anche nella vita privata. Tu ci sei, da sempre. Di te mi piace ricordare un episodio che conosciamo forse solo io e te. Era l'88-89, non ricordo. Noi registravamo Cocco a Napoli. Durante una puntata venne ospite un cantante, quello che ancora oggi è mio marito. E tu, dalla regia, attraverso gli occhi delle telecamere, inquadrando i nostri di occhi, avevi già capito tutto. Probabilmente avevi capito tutto già prima di noi. Quindi Ninni, tu c'eri anche in quel momento, nel momento dello schiocco della scintilla. Quindi Ninni, che ti devo dire? Ti voglio tantissimo bene e ti abbraccio fortissimo. È inevitabile follia. Che di lei che stava... Eravamo a Napoli, allo studio di Napoli, che è quello grande, eccetera, l'auditorium, e lei che faceva parte del balletto, era una soubrette, che stava così a guardare verso il cantante era Raff, e la vidi così e rapita. Tu hai detto qui... E dicono che qui c'è roba. E qua il calabrotto, secondo me, l'intuito calabrotto. Certo, fuori. E lo spirito romano. È stato bellissimo averti ospiti, Confessioni Spudorate, 4 stagioni di una donna italiana. È bello, grazie, insomma, saperti sempre, diciamo, pronto a rispondere alle occasioni della vita. E, Benigni, l'hai conosciuto? Sì. Benigni gli feci un'intervista. Com'è? Quando uscì. Com'era Benigni da ragazzo? Beh, parliamo di 30-40 anni fa. E era simpatico, era come sempre, insomma, come appariva, come era in televisione, cioè, era stato assolutamente spontaneo, anche molto gentile per la verità. E mi chiesero, io come ti dicevo collaboravo a Playman, e mi chiese Luciano Oppo, il direttore, di fare un'intervista a questo nuovo comico che aveva fatto un film, Berlinguer ti voglio bene, che è prodotto da un amico nostro. E io dissi, sì, ce la faccio senz'altro. Una di quelle interviste, non un'intervistina così, quelle interviste che duravano 10 pagine, insomma, che aprivano il giornale, che a somiglianza di Playboy aveva parte sempre anche questa, una parte anche importante, anche dove si discutevano perché tanti oggi, argomenti. Eccetera. Perché oggi Benigni compie 70 anni e questa clip è dedicata auguri, a lui. Auguri, auguri. Grazie per aver scoperto Pier Francesco Pingitore. Ah, Benigni. È un endecasillabo. Quando ero giovane ho un tipo di istinto, si voltava con la gente per strada. Ah? Io una volta sola mi sono trovato davanti a una persona brutta come lei. Ma oggi? Quando? Ora! Ora? Sì! Adesso che cosa le dovevi dire io? Lei ma solo una volta? Siccome lei adesso qua con tutti questi specchi, lei si è confusa con tutti questi specchi di questo studio 1, studio 2, studio 3, studio 4, non si sa? E ha visto lei, non ha visto me? Sì. Adesso come arriviamo a fare la carrettella finale? Con la carrettella? Siccome lei ha detto una cosa, Guardi questa qua. È una borsetta. Ah, è così. Che vorrebbe fare? Questa qui, ora momentaneo è qui. Ma non ci resta per molto. Perché dove andrà quella borsetta? Questa gliela spiacci con il viso. Ecco, e lei, indovini un po', dove andrà questa borsetta? Allora va bene, stiamo fermi. Però, sì, non mi sembra giusto che l'idea che ho io di spiaccicare nel viso questa borsetta, lei me la ritiri a me. Io te la ritiro. Guardi, guardi cosa hanno fatto allo studio 3. Che hanno fatto allo studio 3? Ah, guarda, cinepresa di corsa non si tira in testa la borsa. Ah, e si perde pure le sigarette, ha capito?